Ancora buona giornata da Massimo Casale, buon giorno naturalmente a tutti e anche al nostro ospite che è con noi, che tra l'altro è il nostro ascoltatore Jordan, benvenuto. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Jordan, allora andiamo per ordine perché tu sei il presidente, se non sbaglio, del Podenzano Basket e poi hai anche, insomma, sei gestore di una parte del centro sportivo con i campi da calcetto che ormai sono chiusi dal 25 di febbraio, e ci hai chiesto la possibilità di intervenire perché, se non sbaglio, fai fatica a capire questo continuo negare a dare il via libera agli sport di contatto, dove in altre regioni invece si possono già giocare a calcetto, ad esempio, basket, volley, come nella vicina Lombardia. È così? Sì, esatto. Noi diciamo che siamo chiusi dal 25 di febbraio. Oltre alla mia attività che faccio io, come lei ha detto, presidente dei Basket Podenzano, gestiamo una parte del centro sportivo di Podenzano dove ci sono campi da calcetto, c'è un campo da basket polivalente all'aperto e, diciamo, una struttura che rimane chiusa in questo periodo, che noi di solito negli anni precedenti abbiamo lavorato tantissimo, perché da maggio a giugno, luglio ci sono un sacco di tornei per i ragazzini di basket, di calcetto, i vari campus, e purtroppo dispiace ancora che non possiamo riprendere la nostra attività. Ma quello che ti fa un po' più arrabbiare, diciamo, è che si possa fare in altre regioni e qui no? Io, guarda, sono in primis per la salute di tutti, giustamente, però in questo periodo penso che ci siano grandi possibilità di riprendere queste attività, perché io sono d'accordo con il Ministero, abbiamo rispettato tutte le cose che ci sono state dette, però adesso ci sono possibilità che ci sono meno casi, meno diciamo contagiati, e facciamo una prova, facciamo un test, come giusto che sia, perché se noi aspettiamo ancora un po', poi a settembre non sappiamo cosa fare con le nostre attività, perché a settembre dobbiamo riprendere con tutte le nostre squadrette di mini basket, di giovanili, e purtroppo c'è una incognita che non si sa come possiamo riprendere tutte queste attività. Anche perché poi, diciamocelo, ne abbiamo parlato anche ieri con il delegato del CONID Robert Gionelli, poi i ragazzi giocano nei parchi, sulle spiagge, quindi è difficile tenerli fermi, e questa è un'altra incongruenza. Sì, io mi dispiace, non voglio fare capospia, come si dice qua, però si vede che giocano i ragazzi, e purtroppo i ragazzi devono sfogarsi da qualche parte, è giusto che giocano. Io vedo che ci sono anche nel nostro centro sportivo varie aree verdi, che ci sono ragazzi che giocano, però se possono giocare, diciamo, nei parchi, come dice lei, e in giardini, noi ci mettiamo tutte le nostre disposizioni, quelli che sono venuti dai decreti vari di misurare la febbre, di fare un po' di disinfettare i palloni e cose, e penso che sarebbe una cosa più controllata, dai Jordan, in esatto, questo senso, esatto, no? sì, esatto. Quindi ci vuole questo via libera, speriamo possa arrivare al più presto anche dalla regione Emilia Romagna agli sport di contatto. Senti Jordan, ci racconti un po' la tua storia a Podenzano, dove ti conoscono quasi tutti, e proprio la tua grande passione per il basket ti ha portato a costruire qualcosa di bellissimo, ce lo racconti brevemente? Io, guarda, sono a Podenzano dal 94, tipo abito a Podenzano, ormai è la mia seconda casa. Io ho 56 anni, che per chi non mi conosce, ho vissuto i periodi, diciamo che Jordan non è che ha fatto sempre basket qua venendo in questo paese, che Podenzano ormai io sono tipo origine macedone, sono nato a Macedonia, e Podenzano è la mia seconda casa. Abbiamo cominciato con un paio di bambini, una decina di bambini, e ho avuto una possibilità di avere una parte di questo centro sportivo, penso che l'abbiamo sfruttata al massimo che si poteva sfruttare. È stato dal tuo grande amore per lo sport? Esatto, io sono molto molto appassionato di pallacanestro, e però da un po' di anni adesso dietro di me c'è una società molto solida che, dopo Assigeco e Baccheri, diciamo che noi abbiamo una collaborazione molto stretta con le Baccheri, adesso della Serie B, noi siamo una società importante che ha una squadra, oltre al settore mini basket e al settore giovanile, una squadra Serie D che l'anno scorso ha partecipato, purtroppo nella seconda fase abbiamo ottenuto ottimi risultati,
e siamo stati fermati dal Covid come tutte le altre società. Da c'è grande entusiasmo, grande, diciamo, pubblico che ci sostiene, e speriamo di continuare, perché i genitori dei ragazzi cosa ti stanno dicendo in questi giorni dove c'è questo tira molla sulla ripresa degli sport di contatto? Cosa ti dicono? Ma guarda Massimo, non vedono l'ora di riprendere, di giocare, tipo, perché noi adesso in questo periodo ci siamo, devo nominare una persona che lavora con me, che io, diciamo, sono molto legato con questa persona, si chiama Cristiano Repetti, che è vicepresidente del basket Polenzano, e lo salutiamo che ci siamo messi con tutte le difficoltà che in questo periodo costruire un campo nuovo all'aperto polivalente tipo di calcetto e basket, e anche questo ci spinge di andare a provarlo come campetto. Comunque non mollate, sento dalle tue parole che non mollate anche in questo periodo molto molto difficile economicamente parlando, state stringendo i denti. Io ti faccio un grosso in bocca al lupo, Jordan, speriamo possa arrivare presto questa notizia del via libera. Massimo, ti ringrazio per questa intervista e ti aspetto un giorno ospite qua nel nostro centro sportivo, perché veramente è molto molto bello. Grazie per essere stato con noi. Naturalmente abbiamo avuto il nostro ascoltatore ospite quest'oggi che ci ha raccontato questa situazione, ospite di Radio Sound Piacenza 24.